Ma io ho visto i tracciati della vostra nave. Al netto che, lo ripeto, e riprendo il discorso di prima, io da lei non mi faccio dire certe cose, ripeto, non ci conosciamo, non mi permetto, no, non mi permetto di dire adesso niente. Adesso non ritorniamo un'altra volta. Non mi permetto di dire niente nei suoi confronti, pretenderei, voglio dire, da quantomeno lo stesso stile. Dopodiché, guardi, per quanto mi riguarda, io ho detto sempre che le persone, e ci mancherebbe altro, non fosse così, le persone che sono in difficoltà in mare, la prima cosa è da fare è che devono essere salvate, e ci mancherebbe altro. Dicevo, ho visto il tracciato, non ho visto, finito. Il ho visto, non ma è vede, ancora finito. Ma vede, ma se mi lascia parlare, io l'ho lasciata terminare cortesemente. Io ho visto il tracciato della vostra nave, ho visto che per molte ore siete andati su e giù, circa 2 nodi e mezzo, 3 nodi, fermi in attesa. Riprendo quanto diceva l'ex ministro Maroni. Come mai non siete arrivati a Malta? Come mai non siete arrivati da quelle parti e avete comunque voluto arrivare in Italia? Guardi che per quanto mi riguarda le persone che facciamo scappano... Facciamo rispondere, Rizzetto, perché poi devo andare... Però voglio dire, parla sempre ma lui. Ha fatto una domanda, rispondo, perché la posizione, il porto a cui si arrivava il prima possibile era Lampedusa. Se fossimo stati più vicini a Malta saremmo stati andati a Malta. Vabbè, allora guardi, dobbiamo ridisegnare la geografia navale da questo punto di vista, per quanto mi riguarda sta dicendo una falsità. Ora guardi, lei sicuramente è molto più esperto di mare di me, però in termini di miglia nautiche non mi pare che da dove li avete prelevati. A quante miglia eravamo da Malta o quante miglia eravamo dall'Italia? Sicuramente eravate più vicini a Malta che non all'Italia. Lei sta mentendo quello che sta dicendo. Ma voglio dirmi, usciamo fuori da questa, Riccardo Gatti, io ringrazio il portavoce di Open Arms, Riccardo Gatti, per essere intervenuto con noi.